Momenti intripposi. Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 sulle 10 scene più sconvolgenti nei film di fantascienza. Ma prima di incominciare, mi raccomando una cosa molto, molto importante per seguire tutti quanti i nostri video: iscrivetevi al canale e attivate la campanellina degli avvisi. Colpi di scena, eventi al limite del concepibile per una mente che non sia quella del regista e altre cose molto assurde per una lista di grandi rivelazioni, condite dai più classici dei "Ma non è possibile!" Is there someone in the room with us? Alla numero 10, la ricetta del Soylent Verde in 2022 i sopravvissuti. Il mondo è ormai sul baratro. L'industrializzazione ha reso la Terra una schifezza sovrappopolata, in cui se mangi sei uno di quelli che hanno più culo. Fino a che non arriva l'azienda del Soylent Verde. Oh, nuts. People were always rotten. The world was beautiful. Buono, un drink verdastro acquoso a base di plankton che risulta essere un nutriente a basso prezzo. Because of its enormous popularity, Soylent Green is in short supply. Remember, Tuesday is Soylent Green Day. Perciò tutto il mondo è salvo, che bello, che buono il Soylent. Peccato che alla fine Sol e i suoi amici scoprono la verità, ossia che anche il plankton era finito e il Soylent è fatto con una cosa che invece non finisce mai in un mondo sovrappopolato, ossia di persone. It's people. Soylent Green is made out of people. Alla numero 9, quell'impostore di Ash è in Alien. I've never seen anything like. Non solo siamo costretti ad avere a che fare con un alieno trucidatore, ci si mette anche parte dell'equipaggio a rompere le balle. Il colpaccio di scena di Alien, tra i più inaspettati che ricordi, sinceramente, arriva quando scopriamo che Bilbo Baggy di Ash ossia il doc della nave non è solo sospetto come sembrava, ma è un androide il cui compito primario era riportare la forma xenomorfa sulla Terra per studiarla usando l'equipaggio come cavie intanto. Androidesca testa di cazzo. Per fortuna che Parker è un tipo piuttosto risoluto e anche abbastanza grosso. Alla numero 8, Schwarzi tra sogno e realtà, in Atto di Forza. L'unico e originale Atto di Forza. Scordatevi il remake con Colin Farrell, per piacere, con Schwarzi. No shit. Fuck with your brain, pal. It ain't worth it. Che alla Total Recall sogna una vita alternativa. Douglas è un tizio che si sottopone a questo trattamento e poi smatta quando sogna la sua vacanza su Marte. And all this is part of the delightful vacation your company has sold me. Right? Not exactly. What you're experiencing is a freeform delusion based on our memory tapes. But you're inventing it yourself as you go along. What if it is my delusion? Who the hell invited you? Ma scopriamo solo più avanti che Quaid è in realtà un uomo chiamato Hauser, la cui memoria è stata scambiata così che Quaid possa condurre i cattivi alla base del leader ribelle che... You paid to be a secret agent. Bullshit. It's coincidence. Mi sono un attimino intrecciato e l'ho visto 10 volte. Bene, ma la cosa intrippante comunque rimane una sola. La sua avventura su Marte. È reale o è solo parte del sogno? I just had a terrible thought. What if this is a dream? Ebbene, la risposta è... Alla numero 7, l'intreccio delle realtà in Primer. A machine with a weeble at the AM. It travels forward. Okay, you gotta write this down. Aaron, there's nothing to write down. Well, then I'm writing it. Okay, fine, look. La sola presenza di un viaggio nel tempo basta per non far capire nulla della trama al 90% del pubblico. E guardate un po', questo film parla e si basa solo sui viaggi nel tempo. Oh, come here for a second, man. What's on your hand? Are you bleeding? Oh, it is blood. I'm turning around. È un pochino come Time Crimes, ma molto più complicato. E i nostri protagonisti di fondo, dopo aver, diciamocelo, scazzato del brutto con tutta sta storiella del cambiare le realtà, si ritrovano nei momenti finali del film con doppi di se stessi, problemi fisici, annullamenti di realtà e tante altre belle cose che sono semi incomprensibili se non si ha una laurea magistrale in quantistica. Alla numero 6, il finale delirante di Brasil. Non che il resto del film non lo sia, eh. Sapete, quando c'è Gilliam dietro alla cinepresa, ci sarà da ridere. E anche da non capirci un cazzo, probabilmente. Comunque, il nostro Jonathan Pryce, ossia il triste Sam Lowry, oppresso dalla vita, alla fine sembra andare incontro a un happy ending. Tutto molto bello, ma si scopre in realtà che è tutta un'illusione. Sam sta ancora sulla sedia delle torture, da quanto non si sa, e ci viene lasciato, senza speranza, a cantare Brasil da solo. Beh, mi è probabilmente sfuggito qualcosa, ma sapete, non ho mai avuto voglia di rivederlo, quel film. Tomorrow was another day.
miles away. Alla numero 5 è un risveglio da ricordare in Matrix. Guarda, pillola azzurra, per me va bene. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. No, azzurra, grazie. Fosse stato per me col seno di poi, ma non era nemmeno una domanda da farsi, per Diana. Ha ragione, sai, per cazzo. La bistecca è buona e voglio continuare a assaporarla. Welcome to the real world. Non è buono invece un mondo orrendo governato dalle macchine, sai com'è? Am I dead? Far from it. Ma per fortuna Neo sceglie la rossa, che conduce a una delle scene di rivelazione più leggendarie di sempre. Colui che dopo questo urlo cibernetico si risveglia nella sacca putrida coi cavi in corpo. This can be what? Be real? E poi un Morpheus stilosissimo che gli racconta come tutto il mondo faccia ormai schifo. World as it was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. Alla numero 4, mi sa che non siamo andati tanto lontano, eh? Nel pianeta delle scimmie. Inizio del film e i nostri protagonisti si sono schiantati con la loro nave su un pianeta di scimmie altamente evolute. That the ape evolved from a lower order primate. Possibly man. Tanto evolute che parlano e usano la parola per dire agli uomini che di fondo ora sono soltanto degli schiavi di merda e devono sottostare a loro in questa bella società. Take your stinking paws off me, you damn dirty ape! Ma Charlton Heston non piace essere sottomesso dalle scimmie, perciò scappa e alla fine, cavalcando sulla spiaggia, si ritrova di fronte a la Statua della Libertà. Come? Perché in realtà sono sulla Terra, che tempo prima è stata distrutta dalle guerre nucleari e che ora ha una nuova razza dominante. Però Charlton Heston, per fortuna, la prende bene. He finally really did it. You maniacs! You blew it up! Oh, damn you! God damn you all to hell! Alla numero 3, ma alla fine, gira in Inception. In un mondo in cui delle persone entrano nei sogni altrui sognando a loro volta soltanto una trottolina o simili, possono aiutare Leonardo DiCaprio a capirci qualcosa. We have you something you can have on you all the time that no one else like knows. Like a coin? No, it needs to be more unique than that. Il funzionamento del suo totem è molto semplice, è una trottolina che non cade se è in un sogno. That way when you look at your totem, you know beyond a doubt that you're not in someone else's dream. Però c'è un piccolo problema, il regista dietro a questa bella trottolina è Christopher Nolan, perciò... Smalls, actually, this... This one was hers. She'd spin it in the dream and would never topple. Just spin and spin. Il film finisce col vecchio Cobb che ne ha passate di tutti i colori e riesce a riunirsi con la sua famiglia, una scena tanto agognata, e niente, va là a abbracciare i figli, lascia la trottolina sul tavolo che gira, gira, gira e... finisce il film. Alla numero 2, il tesseratto extradimensionale in Interstellar. Oh, un altro film di Nolan, oh, che strano. Comunque, dopo la decima volta che lo vedo, ancora sono un po' in difficoltà, perché Interstellar non è facile. Soprattutto nel finale, in cui Cooper, dopo che si è lanciato con i suoi compagni in uno wormhole per salvare il mondo, si ritrova in qualcosa di ancora più incomprensibile. I three prospects are at the edge of what might sustain human life. Per salvare Brenda si lancia dentro Gargantua con Tarz e finisce in un tesseratto, che è una struttura extradimensionale che gli permette di comunicare con la figlia Marf nel passato per poi tornare nel futuro passando dal presente. Because the bulk beams are closing the tesseract. La cosa bella, lo sapete qual è? È che secondo me neanche Nolan ci aveva capito molto. Infatti, alla fine, qual è la spiegazione? Cosa urla Cooper? È l'amore! E che, come no, giusto, certo. They're not beings. They're us. What I've been doing for Murph, they're doing for me. Ala numero 1, il feto astrale in 2001, Odissea nello spazio. Avete visto questa top chiedendovi per Diana dove sta il delirio di Kubrick? Beh, al primo posto, e ci mancherebbe. Il monolite, alle l'autocoscienza, i segreti dello spazio, tutto questo impallidisce a confronto con... Hey. My mind is going. I can feel it. Il viaggio finale di Bowman che si avvicina al monolite vicino a Giove, finendo in un tunnel spazio-temporale ad alta velocità, con tanti effettini molto Pink Floydiani che lo fanno finire dall'altra parte dell'universo.
poi finisce in una stanza neomoderna vittoriana molto elegante e alla fine si trasforma in un feto orbitante attorno alla Terra, perché sì, la mente di un uomo normale può arrivare a comprendere soltanto un tot, e poi c'è Kubrick. Allora, vi è piaciuta questa lista? Mi raccomando, guardate anche queste altre top 10 fantascientifiche a tema cinematografico e iscrivetevi a Watch Mojo Italia.